Buongiorno a tutti e bentornati come sempre sul mio canale. Allora ragazze, come state? Tutto bene? Era tantissimo che volevo girare questo video. Adesso che ho una mezz'oretta in casa solo per me, volevo dedicarla a voi per appunto farvi vedere il nostro nuovo acquisto di quest'anno. Per ora, se non sbaglio, è il primo dell'anno nuovo, sì, perché il Dyson l'abbiamo comprato a Natale, me l'ha regalato mio marito, quindi questo è il primo acquisto dell'anno nuovo. Molti mi avete inviato mail, messaggi e appunto oggi arriva il fatidico video di questo meraviglioso elettrodomestico. Allora, per me oggi è il 20 di febbraio. E praticamente è già dal primo il 30 di gennaio che io lo uso. Perché vi spiego, è un regalo di compleanno che mi ha fatto mio marito su richiesta, perché tutti gli anni, ovviamente, all'inizio si sa come vanno tutti i rapporti di coppia, un anno ti fai l'anello, un anno gli orecchini, la collana d'oro, quello, quell'altro. Poi ovviamente quando la famiglia si allarga e comunque se ci sono altre priorità, almeno per quanto riguarda me, io preferisco sempre regali inerenti alla casa o alla famiglia. Regali personali ad oggi, secondo me, sono o uno ti conosce veramente bene, tipo ecco la famiglia che gli chiedi: guarda, mamma, babbo, tizio, Caio, ho bisogno di questa cosa e te la comprano. Se no, vai su, loro ormai tutti mi conoscono. Ecco, nel senso, io ormai e preferisco se mi manca qualcosa per la casa o qualcosa che mi si è rotto e la riacquisto o una novità che magari ho visto che la punto per tutto l'anno, perché questa era una novità che ho visto l'anno scorso e veramente la puntavo, l'ho puntata tutto l'anno. Mi era rimasta qui, però ovviamente avendo avuto altre spese non avrei non avrei mai chiesto a nessuno di comprarmela. Arrivati quest'anno al mio compleanno, abbiamo trovato un'occasione e l'abbiamo acquistata e parlo della pasta maker della Philips. Sicuramente avrete visto milioni e milioni di video, perché comunque non è un anno che c'è questa pasta maker, è veramente tantissimo. Io l'ho riscoperta l'anno scorso. Perché? Perché? Allora, vi ricordate nei miei primissimi video io facevo la sfoglia delle lasagne con la macchina a manovella, quelle di una volta, che tra l'altro mi aveva lasciato mia suocera. E però poi mi si è rotto un pezzo all'interno, insomma, morale della favola, ve la faccio breve, per aggiustarla ci voleva non un bel po' di soldi, però comunque sia un po' di soldi. E allora un po' mi ero stufata, tutte le volte dovevo attaccare al tavolo quella macchinetta, fare la pasta, fine, non fine, rifarla. Mi ero un po' stancata, infatti molte volte facevo l'impasto con il bimbi e poi anche le fettuccine le tagliavo sempre a mano, la stendevo, mi munivo di olio di gomito, la stendevo e facevo la pasta. Ho fatto tante volte, come avete visto anche nei miei video, tanti ravioli ho fatto, vabbè, gli gnocchetti che comunque li faccio spesso, quelli con le patate. Insomma, a me piace fare la pasta, quasi tutto fatto in casa. Quando posso ricorro alla manualità, ovviamente aiutandomi con questi elettrodomestici che ti rendono la vita molto più facile, più veloce, ovviamente per le persone anche che come me lavorano e quindi magari hanno tempo, ma però vogliono dedicarsi anche a altre cose e quindi con un piccolo aiuto in cucina, come può essere il bimby, come può essere ora questa, come qualsiasi elettrodomestico in cucina, anche uno spremiagrumi, ecco, per fare un esempio. Comunque sia, e l'avevo puntata dall'anno scorso. Sono andata a cercare perché una mia cliente mi aveva detto: sai che è uscita già 2 anni fa questa macchinetta con la elettrica che praticamente ti fa l'impasto, metti tutto dentro e poi esce la pasta, gli spaghetti. Io ho detto: oh mio Dio,
ma cos'è questa roba? Sono andata a vedere su internet e ho trovato una marea di video di questa pasta maker, soprattutto devo essere sincera, più stranieri che italiani. Italiani pochi, due o tre contati sulle mani, e mi ha affascinato tantissimo. Mi ha affascinato veramente tanto. L'ho cercata per mari e monti, non vi dico. Nel senso buono che l'ho cercata anche usata l'anno scorso, la cercavo, vedevo ovviamente mio marito di tutto ciò, non sapeva niente perché se poi la trovavo ovviamente gliel'avrei detto e l'avremmo presa anche in un qual modo usata, perché comunque è un regalo un po', insomma, è sostanzioso, costava anche l'anno scorso diversi soldini, però ovviamente non era una cosa essenziale, ecco, era uno sfizio, una cosa che a me è sempre mi piaceva e la volevo comprare. Questo è quanto. Comunque, allora, io sono 20 giorni che vado avanti, che andiamo avanti mangiando la pasta di questa macchinetta. Adesso vi faccio vedere cosa danno in dotazione, vi faccio vedere la macchinetta da più vicino e poi vi metterò dietro delle clip dove comunque faccio vedere, qualcuno già su Facebook ha potuto vedere, insomma, la pasta che ho fatta in casa, e ho fatto diverse cosine, tutte molto buone. Ieri è stata l'ultima, quella delle lasagne, eccezionale, ma vi metterò le clip appunto dietro a questo video di informazione, così perlomeno potete vedere un po', vederla in azione. Intanto vi do delle brevi spiegazioni, proprio brevi, non ha niente di così particolare. Allora, la macchinetta è questa, è molto semplice da usare, molto molto semplice. Allora, vi dico subito, in dotazione con questa macchinetta abbiamo preso 4 dischetti che erano già compresi, perché c'è anche quella a 6 o a 9 dischetti che costa molto di più. Qui sotto abbiamo il cassettino con i dischetti, quindi abbiamo i dischetti, questo per le lasagne, che al suo interno ci va questo qui, messo al suo interno, collegato, insomma, per benino, fissato per benino. Poi ho le fettuccine, poi ho i rigatoni o i ditalini, se vogliamo farli più corti si spezzano prima. E poi ho questo, scusate, che l'ho già usato e devo pulirlo, dei spaghetti, che il suo interno verrà pulito, vedete, con questo qui. Scusate, questo è, diciamo, quello che taglia la pasta quando scende, e questo l'ho usato e lo devo lavare. Nel frattempo ho lavato la macchinetta per farvi vedere un po' all'interno e quant'altro. Questo è per pulire la macchinetta, che ancora non l'ho fatto, però a quanto pare dovrebbe andare il dischetto qua dentro e poi si fa il lavaggio, e questo è quello che va all'interno dei, ecco qua, vedete, dei rigatoni, per fare rigatoni, oppure anche le pennette se la tagliate di traverso, come volete voi, il formato che preferite. Quindi questo è il suo contenitore dove vanno messi i dischetti, e si richiude tranquillamente senza lasciarli appunto a giro. Ecco qua, io ho un po' di confusione perché ho fatto la pasta, gli spaghetti, quindi niente. Ho fatto anche gli spaghetti con l'impasto al pomodoro, che ve li straconsiglio. Poi, in dotazione anche questo ricettario, che all'interno ci sono tutte le tipologie appunto di pasta, ecco, come vedete. Pasta alle carote, pasta alla barbabietola, pasta al pomodoro, è quella che ho già fatto io, ma comunque sì, anche di questa vi metterò la clip o le foto, insomma, qui in fondo al video. Le lasagne non verdi, che poi tra l'altro con quello delle lasagne possiamo fare lasagne, ravioli e cannelloni. Pasta alle erbe, la soba, pasta al pepe ai finocchi, pasta senza glutine, insomma ci sono vari modelli, e qui dà appunto alcune ricette di pasta. E qui c'è il funzionamento della macchina
e qui le farine che appunto si vanno ad usare sono delle tabelle indicative e io faccio sempre generalmente riferimento a questi qui: pasta di grano tenero all'uovo, pasta di grano tenero, pasta di semola, ramen, udon, pasta per ravioli, pasta di farina integrale e pasta di farro. E le dosi sono queste. Allora vi faccio vedere, abbiamo due contenitori, questo è per la farina, infatti come vedete è ancora un po' sporco perché l'ho usato ora, e questo brichettino fa 250 grammi e poi quest'altro brichettino che è per i liquidi, che va il primo impasto 95 ml e il secondo 190. Cosa consiste? Che il primo impasto è per una farina di 250 grammi di farina e poi 95 ml di liquido, che nei 95 ml di liquido ci si mette un uovo e dell'acqua, o se vogliamo fare come ho fatto io gli spaghetti con dentro già il pomodoro, un cucchiaio di pomodoro, l'uovo e un po' di acqua, sempre non sorpassare la linea dei 95 ml perché sennò cambia completamente impasto. Cosa succede? La macchinetta è molto semplice da utilizzare perché, allora, si accende qua il display, come riuscite a vedere, ok, e qui lampeggia 1 e 2, sarebbe primo impasto da 300 grammi e secondo impasto da 600, quindi noi pigiamo la tazza grande, l'impasto, ma vedete bene, scusate, ah sì, ecco, l'impasto 2, quello da 600 grammi, dà la lavorazione di 15 minuti, l'impasto da 1 dà la lavorazione da 10 minuti, e questo è, vedete, non mi dà niente perché comunque la macchinetta è vuota. Questo è lo start e questo è lo stop. Qui c'è il tappino all'interno dove va appunto la farina. Noi prima mettiamo la farina, chiudiamo col tappo e poi con il pulsante via andiamo a pigiare via, e qui dove c'è qua sopra il simbolo dell'acqua andiamo a versare, mentre lui gira la farina, andiamo a versare il brichettino con i liquidi che vi ho detto prima, quindi con l'uovo, l'acqua, il pomodoro, quello che voi ci volete. Ad esempio possiamo anche mettere il succo di spinaci per fare delle tagliatelle o delle lasagne alle spinaci. E qui davanti appunto, dopo che ha impastato, a 3 minuti già la pasta inizia ad uscire. È molto facile smontaggio, come vedete qui si svitano questi due pomellini, si leva questo pezzo, questo è ancora svitato, si leva questo pezzo qui, poi il tappo, quello che vi ho fatto vedere prima, questo pezzo si sgancia tutto e c'è questo. Questo è quanto lo smontaggio, e poi c'è anche questo qui che è il contenitore, quello di plastica dove all'interno va la farina. Per rimontarlo lo stesso procedimento, contenitore, mettiamo questo qui, mettiamo ecco qua, questo davanti, poi per dire mettiamo gli spaghetti, ecco qua, mettiamo gli spaghetti. Per dire, stasera voglio fare gli spaghetti, l'ho fatto già a pranzo, li voglio fare stasera, metto gli spaghetti, chiudo, ecco qua, si sente quando si blocca, e poi rimettiamo il suo tappino e la macchina è pronta per essere usata. E poi il procedimento, come vi ho detto, farina, buttate la farina, io ad esempio, noi per tre, io la butto i 250 grammi di farina che vengono all'incirca sui 300 o 310 grammi di pasta, e faccio una dose di pranzo cena, faccio generalmente quella. Se ne fate di più, mi raccomando, potete comunque sia o andarla a congelare, ma vi consiglio, magari se la volete congelare, di scottarla un pochettino, se no la potete far seccare in uno stand di pasta, tipo come ho quello io lassù che mi ha regalato mia mamma, insomma, qualche anno fa per un mio onomastico. La stendete lì e poi si secca, ma il giorno dopo, anche secca, la potete prendere e buttarla in acqua, vi viene buonissima. Quindi io ad esempio ieri ho fatto le lasagne, ne ho fatte di più, le ho scottate ieri sera, quelle avanzate, e le ho congelate, così al momento posso scongelarle a temperatura ambiente e fare appunto le lasagne.
Ecco qua ragazzi, questa è la mia novità in cucina. Vi dico, non vi posso dire che non compro più pasta, non ve lo posso dire, perché effettivamente non ne ho comprata più di pasta. Però mi trovo molto bene, anche perché ci vuole veramente poco, ragazze. Io arrivo a casa, metto l'acqua per la pasta, nemmeno il tempo, metto l'acqua per la pasta, mi metto subito all'opera, metto la farina, e ne ho comprate veramente un sacco di farina. A casa mia stiamo... Ora mi è rimasta la farina Coop di grano tenero e quella della Lidl, però ho preso la farina del Mugnaio. Devo un attimino comprare, secondo me, delle farine migliori per fare la pasta fatta in casa, se no è inutile che facciamo la pasta fatta in casa e poi usiamo farine scadenti. No, se si vuole mangiare bene ci vuole la farina buona. E niente, io appena arrivo a casa, ragazze, metto l'acqua per la pasta e subito metto la farina, l'acqua, lui inizia a girare. So che lui appena arriva, se metto tipo 300 grammi, lui mi fa tutto l'impasto, me lo fa in 10 minuti, tutta la pasta. Quindi già quando sono a 7 minuti lui inizia ad uscire la pasta. Io, man mano che ho messo l'acqua, che apparecchio e tutto, lui esce la pasta, io la taglio a fili, la metto nel vassoio. Appena bolle metto la pasta, spaghetti, fettuccine, stanno all'incirca 4 minuti, non di più. Vengono eccezionali. I maccheroni di talini, le maccheroni di talini e le penne all'incirca stanno 5 minuti, perché ovviamente essendo spessi ci vuole 1-2 minuti in più di cottura, dai 5-6 minuti. Le lasagne le ho messe in forno a 25 minuti, sono venute buone, sono sincera, sono venute veramente buone e l'adoro. Quindi che dirvi, io spero di essere stata chiara con questo video stralunghissimo, però comunque sia, chi magari vorrebbe acquistarla vuole sapere i pro e i contro di questa macchinetta. E secondo me, io sono una ventina di giorni, vi ho detto, che la uso, perché tra l'altro mio marito, poi lui davvero non regge niente, sapendo che era il mio compleanno, che a me piaceva, siamo partiti e l'abbiamo comprata. Ecco, lui non è che ci sta tanto a pensare sopra, Poi vabbè, quelle sono altre cose, mi hanno fatto trovare insomma anche fiori, un altro regalo per il compleanno e quelle altre cose, però riguardo questa mi piaceva e ho fatto, secondo me, una cosa veramente adatta a me, perché a me piace fare le cose fatte in casa. Anche ieri sera ad esempio ho fatto le piadine e le ho fatte con l'impasto del Bimby, sono venute deliziose, ma non ho fatto la video ricetta, ahimè, perché sono venute davvero davvero molto molto buone. Comunque, io spero di essere stata chiara, fatemelo sapere nei commenti, scrivetemi tutto quello che volete. Potete utilizzare all'interno farina di semola, semolino, farina di grano d'uno, farina 00. La cosa importante alle volte è mescolare le farine, tipo mettere 200 di farina di semola di grano duro e magari 50 grammi di farina 00, che è la farina più debole. E poi, se volete fare una pasta semplice all'acqua, i 95 ml di acqua, se no, se la volete all'uovo, fate un uovo e tutto il resto per riempire, magari arrivare ai 95 ml l'acqua oltre all'uovo. E poi potete farla anche in diversi modi. Io sono stata su internet, ho girato diversi siti, ho trovato la farina di castagne, la farina di ceci, la farina di spinaci, di piselli, di carote. Se avete l'estrattore potete fare il liquido, quindi il liquido di spinaci, di carote e quant'altro. Io l'estrattore in realtà ce l'ho, non è proprio un estrattore, ma comunque sia mi porta la verdura e la frutta al succo. Quindi potete anche mettere la farina che volete voi e poi nel contenitore apposta dei liquidi aggiungere il liquido appunto di spinaci, il succo di spinaci, di barbabietola, di radicchio, di quello che preferite voi. Qualsiasi liquido preferite, così la pasta vi verrà agli spinaci, alle carote. E poi semplicemente, ragazze, io l'altra sera quando ho fatto la pasta con il ovviamente non potete mettere tutto liquido 90 ml, mi sembra che anche qui ad esempio nel ricettario c'è scritto proprio, allora, 95 grammi, un uovo, sì, più succo di carota. Quindi voi dovete fare i 95 ml, aggiungete l'uovo e quello che rimane di succo di carota. Quindi fate conto, se 50 ml è l'uovo, 50 grammi, il resto dei 40 grammi deve essere solo di succo. Quindi
la pasta viene colorata, che è uno splendore, però ovviamente avete un po' un po'. E lo stesso per succo di barbabietola, 95 grammi, un uovo più succo di barbabietola, anche con un cucchiaio nero di seppia. Quindi 95 grammi sono, ad esempio, qui fa un esempio, volete fare dei tagliolini o degli spaghetti al nero di seppia, dovete mettere 200 grammi di semolino e 50 grammi di farina per tutti gli usi. Poi il liquido deve essere sempre 95 grammi per la quantità di farina richiesta dei 250 grammi, e se no viene appiccicosa la pasta. E un uovo più un cucchiaio di nero di seppia più l'acqua, come ho fatto io col pomodoro. Ho messo un cucchiaio di pomodoro, l'uovo e il restante, che arriva a 95 grammi, di acqua. Quindi ragazze, usarla è veramente molto molto semplice. Io non ho provato il nero di seppia, non ho provato ancora spinaci, questi succhi vari non li ho fatti, però mi piacerebbe ora iniziare a come si dice, ad operarli, insomma comprarli, ad operarli. Tirerò fuori l'estrattore e magari inizierò a fare un po' di pasta alle carote e quant'altro, anche alla barbabietola, che mi ispira molto. Vi volevo dire che l'altra volta gli spaghetti con il pomodoro li ho conditi semplicemente con del grana grattugiato e un filino di olio a crudo. Vi dico che è venuta una pasta spettacolare, ma spettacolare. Niente ragazzi, io adesso non vi disturbo più, vi lascio alle clip della pasta, vi mando un grandissimo bacione, vi auguro una buonissima giornata, un regalo strafelice, stracontenta, vi farò sapere nel tempo come andrà, se manterrò insomma la mia costanza di fare la pasta. Più che altro bisogna avere tanta farina, ecco perché stavo cercando qualche sito su internet, consigliatemelo anche voi ragazze, se c'è qualche sito di farina ottima, scrivetemelo nei commenti, mandatemi messaggi su Facebook, scrivetemi dove volete, così mi date dei consigli che per me sono sempre ben accetti. Vi mando un bacione, vi ringrazio di aver visto questo video, spero di essere stata chiara, un bacione a tutti.